11 Sport a chilometro zero, ben ritrovate. Siamo con Mirko Ulini per parlare di questa sua nuova esperienza con il suo amico Marco Bracchi in qualità di secondo al Trestina in Serie D. Intanto Mirko, sicuramente è una bella notizia, io l'ho saputo proprio in questo momento, quindi sì, fa molto piacere. Sì, è una notizia fresca, diciamo così. Abbiamo parlato altre volte, dopo un anno che sono stato fermo, devo trovare proprio la soluzione giusta per poter ripartire. Quindi Marco mi ha chiamato e mi ha subito colpito l'entusiasmo che ha messo in questa nuova avventura. E quindi sono andato a parlare con la dirigenza e ti dico persone splendide, in 5 minuti abbiamo trovato subito l'accordo su tutte le linee. Quindi un'avventura che anche Marco, che ha sempre allenato in Toscana, a parte una parentesi, scelta di Castello, però insomma l'Umbria la conosciamo poco, però insomma quello che ci ha colpito di questa società è che è una società sana, una società che ha voglia di fare, ha voglia di programmare le cose. Se, ti ripeto, ci sono delle persone veramente veramente giuste. Personalmente ho avuto modo di conoscerlo anche io, grazie a Marco Bracchi, no? Che ha avuto mandato anche l'opportunità per intervistarlo per Sport a chilometro zero, e ho avuto anche io la stessa impressione. Il presidente ha detto: ho voluto cambiare allenatore perché voglio un allenatore di esperienza, uno che conosca bene la categoria, uno che, come dire, sa il suo lavoro, conosce il suo lavoro. Sì, lo sai, detto, la prima volta che ho conosciuto Leonardo, il presidente, subito è presente quella persona che ti coinvolge proprio. Sì. In 3 minuti ti ha esposto un progetto che veramente non potevi dire no, ma non sto parlando a livello, parlo proprio a livello di organizzazione, a livello di entusiasmo, quello che vogliono fare. E, è una persona che veramente che è un imprenditore, ma soprattutto sa di calcio, e quindi si è circondato di persone che stanno veramente fare bene, perché Trestina è una realtà di 3.000-3.500 abitanti, certo. Che già sta facendo qualche anno la Serie D in un modo buono, senza avere grandi problemi. Esatto, però, esatto, perché hai visto anche l'Umbria l'anno scorso, Città di Castello, Foligno, che sono sì. 20 volte Trestina, sono sparite dal calcio, certo, quindi certo. Loro, e questo è quello che ci ha coinvolto. Adesso per quello che è lo spirito, no, di Sport a chilometro zero, dove il nostro interlocutore deve esprimere quella che è la sua emozione, la sua passione. Quando Marco te l'ha accennata, qual è la prima cosa che hai pensato? No, te sai il rapporto di amicizia che abbiamo con Marco ormai da 25 anni, quindi come me l'ha proposto, guarda, come mi chiamò e che aveva fatto, mi disse subito sì, senza parlare neanche con lui, perché veramente al di là del rapporto che di stima, di affetto che mi lega a Marco, ho voglia proprio di lavorare con lui, perché già è una persona che è 10 anni che fa questa categoria, è una persona preparata, a volte quando ci incontriamo parliamo anche, quindi credo che si meriti anche altre categorie, ma questo non spetta a me dirlo, ma sarà il campo che se avrà l'occasione, perché veramente se lo merita, perché ci mette impegno, voglia e tanta. Quindi come mi ha proposto questa cosa, veramente, come ti disse l'ultima volta, sono qua, mi doveva capitare il progetto giusto, perché ho avuto anche magari anche qualche altra piccola offerta, però e questo invece, come Marco mi ha chiamato, mi ha proprio entusiasmato, ma proprio coinvolto subito, gli ho detto sì, prima di parlare con loro. Siamo a Marco, andrà a collaborare anche con il preparatore dei portieri Emilio Traversini e il preparatore atletico Massimo Tassi. Esatto. Modo di conoscere. Sì, sì, sì. Il direttore Enrico Cervella una sera ci ha chiamato. Certo. Abbiamo parlato con tutti. Guarda, ti devo dire anche proprio quello che ti sto dicendo. Persone veramente che hanno voglia, che loro sono già 2-3 anni che sono là, però hanno un entusiasmo, una voglia, hanno voglia di lavorare. Hanno proprio, dopo un'ora che si parlava, proprio la concezione del lavoro, come piace a noi lavorare in campo, stare sempre lì, magari non davanti alle lavagne, sì, come sì, fanno sì. In tanto. E quindi, deve parlare il campo. Personalmente, mi sembrano anche ragazzi, però personalmente ancora ci dobbiamo conoscere bene, però a livello professionale mi sono sembrati veramente preparati. Bene, Mirko, l'avventura inizia fra un paio di settimane, 24 luglio. Sì. 24 si parte fino al 13 d'agosto, abbiamo già un po' individuato le amichevole, sì, il 6 col Taranto lì. Bello. E da noi il 13 con la Primavera della Lazio, quindi già da questo ti propone anche con palcoscenici veramente che ti invogliano a lavorare e a fare bene.
Ecco, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ti faccio un grossissimo bocca al lupo. Crepi tu, grazie. E a te, anche a Marco, e sicuramente ci ritroveremo più avanti. Volentieri. Per parlare di questa bella avventura. Dai, una scommessa da vivere e da vincere. Bocca al lupo, dai. Quindi ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui e noi quanti ci hanno già seguito. Grazie a tutti.